Buongiorno a tutti, benvenuti all'Open Day della scuola secondaria di primo grado Giulia Falletti di Barolo, conosciuta nel territorio anche come Scuola Sant'Anna. Sono Maria Michela Romagnoli e sono la preside. Anche quest'anno vi presentiamo la nostra offerta formativa in questa modalità a distanza. Tuttavia, chi volesse incontrarci e visitare l'istituto può senz'altro chiedere appuntamento in segreteria per un incontro in presenza. Ogni anno noi scegliamo un tema che è anche la frase poi del titolo dell'Open Day. Quest'anno è una frase di Jules Verne: guarda a tutt'occhi, guarda. Ecco, nel primo incontro tra tutti gli insegnanti del nostro istituto è emersa la domanda: come educare i nostri ragazzi alla realtà attraverso le materie di studio e le varie proposte scolastiche? E questa domanda non è scontata, perché spesso le difficoltà, i preconcetti, la cultura veicolata dai social spesso impediscono l'apertura alla realtà per quello che è veramente. Mentre questa finestra aperta è il fondamento di ogni apprendimento, di ogni crescita della persona. Questo è tanto più urgente in questa fascia d'età in cui comincia il periodo molto affascinante che è l'adolescenza, un'età complessa e rischiosa, in cui nel ragazzo esplodono le grandi domande su di sé, sul mondo che lo circonda, sulle contraddizioni sue e degli altri. Ho trovato una frase molto significativa di una filosofa spagnola, Maria Zambrano, e lei dice: educare l'adolescenza e salvarla, e salvare la sua potenza individualizzatrice e creatrice nel caos che la circonda. Ecco, allora il primo compito della scuola media, in cui appunto l'adolescenza ha il suo esordio, e proprio salvarne la ricchezza, che non vuol dire ingozzare il ragazzo di contenuti, ma scegliere quei contenuti significativi, quelle opere letterarie, artistiche, temi scientifici, sfide logiche, che siano proprio all'altezza del desiderio di capire le questioni importanti della vita, affrontando le quali lo studente possa intravedere un orizzonte di senso per il quale può valere la pena di vivere. Mi sento di dire che tutto il resto per lui è noia. E ora vorrei lasciare parlare i ragazzi e gli insegnanti che vivono questa sfida quotidianamente con un video che abbiamo preparato per voi. È un tentativo di farvi entrare nel clima vivo della scuola, di mostrarvi attraverso le esperienze di questo primo periodo, concretamente, la nostra offerta formativa. Come è andata oggi? Tutto bene? Che avete fatto? Separare con mezzi meccanici e soprattutto si possono distinguere a occhio nudo. L'aria contenuta dentro la cannuccia è comprimibile, che lascia far entrare l'acqua dentro la cannuccia, che è incomprimibile, e la rende più pesante, così affonda. Togliendo le mani, notiamo che la cannuccia torna a galla perché l'aria ha occupato tutto lo spazio che aveva a disposizione nella cannuccia. Se immergo il dito nel detersivo e poi lo immergo nell'acqua,
Se ne va tutto il pepe ai lati perché ho rotto la tensione superficiale. Per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze, nasce sempre dall'osservazione di fenomeni naturali e i ragazzi si possono appassionare a questa materia attraverso sempre l'osservazione come prima fase. Osservazione che fa porre una domanda, il ragazzo formula un'ipotesi e attraverso l'esperimento si arriva alla conclusione e quindi alla definizione che diventa vera conoscenza. Noi nella nostra scuola abbiamo un laboratorio scientifico che costantemente viene aggiornato. Visto in queste immagini, noi aderiamo al progetto Matematico per Tutti, che è un progetto che vede coinvolta l'intera scuola, a partire dai più piccolini della seconda primaria fino ad arrivare ai più grandi, diciamo, del secondo biennio del liceo scientifico. È un progetto a cui noi aderiamo perché è un progetto mediante il quale i ragazzi possono acquisire direttamente le competenze tipiche della disciplina e soprattutto possono acquisire quelle competenze trasversali importantissime per questa fascia d'età. Imparare ad imparare, risolvere problemi, lavorare in gruppo, imparare a conoscere il mondo nella sua concretezza e nella sua realtà, ed è soprattutto questo fondamentale per approfondire ciò che hanno intorno. Alle scuole medie vuole consegnare ai ragazzi un metodo, gli strumenti e le parole per entrare sempre più in profondità nella realtà. Questo avviene anzitutto tramite l'incontro con testi significativi, che oltre a dare ai ragazzi il gusto per la bellezza della lettura, offrano loro un modello per imparare a esprimere se stessi e la realtà. In secondo luogo, i ragazzi vengono guidati ad un uso sempre più consapevole della lingua, attraverso la scrittura come espressione dei diversi aspetti della realtà e attraverso la grammatica come riflessione sul senso di cui la lingua produce. Abbiamo proposto ai ragazzi un lavoro sul video che si è concluso con la creazione, la scrittura e la messa in scena di un video, sfidando i ragazzi a osservare attentamente la realtà al fine di caratterizzare i personaggi e gli ambienti. All'inizio della scuola abbiamo imparato cosa sono i miti e ne abbiamo letti un bel po'. È la spiegazione dei fenomeni naturali che gli uomini nell'antichità si davano per rispondere a delle domande che si ponevano. I miti che stiamo studiando in epica vengono chiamati cosmogonici perché raccontano la creazione della Terra. Noi abbiamo creato il nostro mito. Lo scopo del nostro mito è spiegare l'origine dell'Italia, in particolare la sua forma attivale. I protagonisti del nostro mito sono Alia, ninfa del mar Mediterraneo, Bragi, un popolo dei guerrieri che si stanzerà in Sardegna, Tal è una creatura gigante dagli immensi stivali che vive nei boschi del centro. E abbiamo recitato in classe. Ho imparato una cosa nuova perché non l'avevo mai fatta e ho imparato a lavorare tutti insieme. In un percorso che ha visto la collaborazione di diverse discipline, italiano, storia, storia dell'arte, religione e tecnologia, abbiamo coinvolto i ragazzi verso un obiettivo di apprendimento comune, che ha avuto al suo centro l'uscita didattica ad Assisi e l'incontro con le vite di San Francesco e Carlo Acutis. Abbiamo fatto lezioni dal vivo vedendo di persona gli affreschi e le strutture architettoniche di Assisi. Francesco ha provato a imitare la vita che ha fatto Gesù. Mi hanno colpito tanto le tombe di San Francesco e Santa Chiara, ma soprattutto quella di Santa Chiara perché
è rimasta intatta una parte del costato e questo è un miracolo che lei è ancora presente. Mi ha colpito molto quando siamo andati a visitare la tomba di Carla Gudis e soprattutto da come lui avesse una mentalità diversa dalla nostra, perché teneva molto la gente che era intorno a lui. Mi è piaciuta molto la Basilica di Santa Chiara e condividere un momento di silenzio davanti al crocifisso di San Damiano. Mi ha colpito molto di stare tutti insieme, sia la A che la B, e anche di aver lasciato un pensiero a Carla Gudis, che era un ragazzo che stava sempre con un sorriso e anche quando ha saputo che stava per morire non si è mai rattristato, come San Francesco che ha lasciato tutto ed era comunque felice. Mi ha colpito con quanto dettaglio Giotto sia riuscito a raffigurare tutta la sua vita e la sua storia, facendo capire anche solo con un'immagine, un affresco, senza didascalie. A conclusione dell'unità di apprendimento su Assisi, abbiamo realizzato una guida per esporre la bellezza di questi luoghi. Durante il tragitto abbiamo potuto vedere e scorgere dei bellissimi paesaggi. Abbiamo inoltre realizzato il contesto storico e la geografia di San Francesco. Abbiamo visitato la Basilica Superiore di San Francesco, quella inferiore, e la Basilica di Santa Chiara. Ci siamo soffermati particolarmente sul ciclo pittorico dipinto da Giotto. Adesso lo lasciamo riposare per 2 settimane. L'aceto ha sciolto i sali minerali, lasciando solamente l'osteina, che è colei che rende elastico l'osso. Grazie a questo esperimento ho imparato la struttura dell'osso. Studiamo la storia non solo come susseguirsi di eventi o fatti, ma studiamo la storia di personaggi. Per questo il lavoro di immedesimazione nei protagonisti del Risorgimento risulta essere molto efficace per comprendere le cause e le ragioni di un patrimonio in Italia. Siamo convocati qui oggi per discutere i nostri progetti ideali circa l'unità della nostra penisola italiana. Ma signori, come dunque potrà avvenire la conquista della nostra nazionalità? Non so voi, nostri colleghi, ma io della monarchia non ne posso più. Dobbiamo lottare per unire la nostra penisola. Ci vuole una costituzione, ma l'intero popolo vi parteciperà. Una repubblica? Respingere noi soli gli austriaci? Signori miei, non sapete di che parlate. Volete veramente tornare a vivere sotto qualcuno che decide per voi senza tenere in considerazione i vostri bisogni? Insomma, volete veramente sostenere l'idea democratica ed essere sospesi all'esito delle insurrezioni popolari? È tempo di instaurare un nuovo sistema. Un sistema in grado di rispondere alle esigenze del popolo. Un sistema in grado di coinvolgere il popolo. Il Regno di Sardegna con il re Centena non sarà mai in grado di governarci. Volete sapere cosa intendiamo per federazione? I membri dei governi propri verranno eletti dal popolo e si impegneranno ad ascoltare le richieste di tutti i cittadini. Sono d'accordo che l'Italia diventerà una federazione, ma permettetemi di consigliare, chi a guidarla sarà il Papa. Solo il Papa potrà fare in modo che i nostri ideali possano compiersi. La seduta è tolta, signori. Nonostante le differenze ripetute qui emerse, per tutti è fondamentale che l'Italia sia libera ed unita, perché ci riconosciamo come un unico popolo e gli stessi ideali. 6 ottobre 1861, Giuseppe Garibaldi consegna con le mani al re San Paolo Vittorio Emanuele II il regno delle due Sicilie. Simme briganti, facimme paura. Oggi le nasce brigante se muore, ma fino all'ultimo prima sarà. E se tempo rimane nasce un fiore, è una bestemmia per sta libertà. La mia più grande impresa è stata la spedizione di Mille. Sono stato il primo ministro piemontese. Io volevo tanto che la penisola si fosse unificata attraverso le rivoluzioni del popolo. E ho offerto il mio servizio militare nell'esercito durante la prima guerra d'indipendenza italiana. Era più importante pensare al mio regno che a un piccolo staterello in ascesa. Sono stato eletto papa nel 1846. Ho dato l'anima per vincerla. Ma beh, il cielo ha voluto altro destino. Sono teologo, filosofo, inoltre sono primo presidente della Camera dei Deputati. Abbiamo cacciato i Savoia da Roma.
La cosa che mi è piaciuta maggiormente è stato il compito nel quale ci dobbiamo identificare in uno degli esponenti per l'Unione d'Italia e in questo modo ho capito veramente quali fossero le idee. Dal 2009 il nostro istituto ha accolto l'opportunità offerta dalla riforma dell'inglese potenziato. E offriamo così 5 ore di inglese alla settimana. Il primo e il secondo anno i ragazzi hanno 4 ore di inglese curriculare e 1 ora di conversazione con una docente madrelingua. L'anno della terza media invece avranno 3 ore di inglese curriculare, di grammatica, e 2 ore invece con la docente madrelingua. Formal letters to send to students to the other class. I hope I make new friends and I think it will be very fun. Thought my prayers were useless. Thought that he would never get the chance for me to praise him. Thought the book was written. Thought the game had ended. Thought the song was sung and I could never sing another. Thought the faith was misplaced. Thought the back was broken. Broken by a weight that I was never fit to carry. I thought I knew the city. Thought I knew all about it. And then one night I went to morning sight and you were waiting. Svolgono alcuni moduli drill per apprendere in lingua inglese degli argomenti di altre discipline. L'offerta formativa non si limita soltanto all'orario scolastico mattutino, bensì il pomeriggio viene data loro la possibilità di seguire dei corsi pomeridiani per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge. Infine, durante il periodo estivo viene proposto loro un viaggio di studio all'estero per immergersi nella cultura anglosassone e fare esperienza reale di quello che apprendono durante l'anno. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing.
can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Oh. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Sono molto contenta. Ecco, del video vorrei segnalare un altro aspetto fondamentale. Durante la DAD, di fronte al grande rischio di passività dei ragazzi che stavano dietro lo schermo, siamo stati costretti ad approfondire la nostra programmazione didattica, chiedendoci non solo cosa devo insegnare, ma anche come fa il ragazzo a imparare e come faccio a capire che ha imparato. Queste semplici, ma non tanto semplici, domande dicono di un metodo sempre meno trasmissivo e sempre più laboratoriale, che metta in moto la creatività dell'alunno, la sua capacità di rielaborare personalmente i contenuti proposti. È così che nascono le drammatizzazioni, le esperienze di scrittura creativa, i concorsi fotografici, artistici, la progettazione di oggetti, il flash mob. Ecco, perché ognuno possa mettere in gioco se stesso e apprendere veramente. Il video mostrava anche immagini del percorso per l'orientamento, che è un tema centrale nella scuola media, che non si può ridurre solo alla scelta della scuola superiore, ma parte dal desiderio che tutti abbiamo, ma i ragazzi in questo momento in particolare, di realizzare cose grandi nella vita, e quindi dalla scoperta di se stessi in azione, dei propri talenti, al riconoscimento ma anche all'accettazione realistica dei propri limiti. E queste scoperte sono sostenute, come avete visto, dall'incontro con persone che raccontano il loro percorso, allargano l'orizzonte delle possibilità e si vede che sono persone certe che il compimento della vita è per tutti, hanno una posizione positiva nei confronti della vita. Tutto questo fino al consiglio orientativo per la scelta della scuola superiore. E ora lascio la parola al vicepreside, al professor Ricci, che ci dia alcuni dettagli anche dell'organizzazione della nostra scuola. Eccoci qui, grazie per la parola. Io sono il professor Ricci e insegno scienze motorie a tutte le classi delle scuole medie. E vorrei partire proprio dall'importanza e dalla bellezza di insegnare questa disciplina, questa materia. Ancora di più in questa età dell'adolescenza, della crescita, è fondamentale capire e percepire il proprio corpo, capire l'importanza di conoscersi, conoscere i propri limiti, le proprie capacità e in base a queste migliorarsi giorno per giorno, cercare di superare gli ostacoli e impegnarsi in ogni lezione. La prova di tutto questo è il flash mob che avete visto durante il video, in cui i ragazzi di prima media, con cui veramente mi congratulo, hanno dato prova di se stessi, hanno capito che cosa vuol dire collaborare insieme e è venuto fuori una rappresentazione fantastica con una cornice del Colosseo bellissima. Ora invece vi parlerò dell'organizzazione interna e delle attività extrascolastiche della scuola. Mentre vi parlo di questo passeranno le immagini del tour virtuale della scuola stessa e della struttura. L'orario delle lezioni è dalle 7.50 alle 13.50 dal lunedì al venerdì. Abbiamo un servizio mensa dalle 13.50 alle 14.45 e un dopo scuola dalle 14.45 alle 17.30 con un insegnante specifico
di riferimento. E, per quanto riguarda le strutture che fortunatamente abbiamo a disposizione, ci sono il laboratorio scientifico, il laboratorio di informatica, e un campo da calcetto all'aperto, un campo da pallavolo, e una palestra più grande e una un pochino più piccola. Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, ci sono la preparazione agli esami Cambridge, l'avviamento al latino, il calcetto e la pallavolo, i viaggi di istruzione, le olimpiadi della matematica e infine il laboratorio teatrale, che riguarda un pochettino i più grandi, quindi le terze medie a conclusione di un periodo molto importante. Grazie. In ultimo, ma potrebbe essere il primo punto, diciamo che l'iniziativa del ragazzo, la sua creatività e quindi il suo apprendimento non dipendono solo dall'acquisizione di competenze, comunque solide e ampie, ma dalla fiducia in se stesso e negli altri, dalla consapevolezza del proprio valore infinito, che è molto di più del risultato particolare, della performance. Noi vediamo che l'ansia da prestazione alimentata dai social e purtroppo qualche volta anche dagli adulti rischia di far smarrire la ricchezza che ognuno è. Quindi ritorniamo all'importanza di un luogo, di una scuola in cui il ragazzo si senta voluto e stimato per quello che è. È molto attuale la frase del nostro fondatore Carlo Tancredi, che dice: Dio ha creato l'uomo perché fosse felice. Ecco, questo è lo sguardo che portiamo ciascuno dei ragazzi che ci sono affidati. E con questo vi saluto, grazie per l'attenzione e chi volesse approfondire, come dicevo, potrà visitare il nostro sito e venire per incontri in presenza. Buona giornata.